Caraele, benvenuta su Radio Lago e grazie per questa intervista. Ciao, grazie a voi. Allora, stasera suonerai sul palco della festa dei figli del Partito Democratico con Gerardo Pulli. Ho letto molto su di te, moltissime buone recensioni, anche perché sei molto giovane, siamo quasi coetanei, quindi sì, sono anche molto felice di intervistarti. Ho potuto anche parlare di due pezzi che sono bellissimo, molto belli, lo dico in verità. Quindi sei giovane e suoni e componi oramai da parecchi anni, hai varie influenze musicali, ho letto dai Radiohead e dai Lieve. Come unisci questi diversi stili con il tuo e con le tue esperienze musicali che hai avuto? Seguendo un certo percorso musicale, poi attraverso anche le varie conoscenze che fai durante questo percorso, assimili sempre di più generi musicali diversi, anche a volte andando soltanto in un ristorante e avere un sottofondo diverso rispetto alla musica che ascolti di solito, cioè qualcosa che rimane sempre dentro di te. Dopodiché, in fase di composizione, riesci a fare una sintesi di tutte queste cose che hai appreso e in un certo senso riesci a fare, sperando di raggiungere un buon risultato, un tuo genere, ecco, senza avere troppe influenze da una parte, però prendere più spunti possibile e cercare di creare qualcosa di bello. Ti sei diplomata in chitarra alla Music Academy di Bologna e poi hai intrapreso anche la tua carriera musicale attraverso il letto appunto in nuovi PC, nuovi software, ora musicali. Certo. E ti sei anche imbarcata nel tuo progetto che ha dato appunto, ha fatto nascere questo tuo album Eleven Project, dove hai collaborato con nomi anche abbastanza importanti e oramai dei professionisti come Brett, Musetta sì, e altri. E cosa ti ha lasciato questa esperienza? Come ti ha arricchito e cosa vorresti che ti porterà con il futuro? Allora, questa esperienza mi è servita tantissimo. Innanzitutto è stato un progetto, un disco completamente autoprodotto, quindi solo io ero al centro, diciamo, della produzione. È stato più un esperimento che la pretesa di voler avere un prodotto fatto unicamente da una persona, che comunque avere uno staff di persone che ti seguono in certe cose è fondamentale. Infatti, andando avanti, il primo errore, diciamo, che posso apprendere da questa cosa è che comunque avere delle opinioni, comunque avere sempre la compagnia di altre persone, professioniste e non, che ti possono aiutare nella conclusione di un qualcosa è sempre la cosa migliore. Poi, diciamo, è stato più un divertimento, tutto quello che avevo da dire, tutte le sonorità che volevo esprimere in qualche modo le ho fatte in questo disco. In inglese, devo dire, non so perché è venuto fuori in inglese, però ora appunto sto scrivendo in italiano per, non lo so, cercare di fare qualcosa di diverso. Però questa esperienza mi è servita tantissimo e la rifarei sinceramente. Quindi il trovarti da sola un po' ad autoprodurti è stato difficile da un lato per una questione di meccanismi, credi, oppure di esperienza musicale? Di esperienza musicale, forse appunto essendo il primo disco ho cercato di chiedere consigli magari ai vari musicisti che conoscevo, professionisti e non, cercando di apprendere dal loro lavoro, magari guardavo mentre stavano lavorando, componendo e cercavo di mettere anche del mio. Che cosa consiglieresti a un giovane come noi che vorrebbe intraprendere la carriera musicale? Allora, innanzitutto non è il periodo migliore, diciamo, per niente, a prescindere dal settore musicale o non. Però c'è sempre quella questione che ti fa andare in una certa direzione. Dopodiché, se una persona è convinta di quello che fa, ha una identità, comunque ha la voglia di fare, sicuramente qualcosa accadrà. Basta seguire un percorso e cercare sempre di non fermarsi, chi si ferma è perduto. Allora, grazie mille, ti ringraziamo da Radio Lago e buon concerto. Grazie mille a voi, ciao a tutti. L'altra domanda era progetti futuri, ma già hai detto che stai preparando qualcosa in italiano. Sì, sì, chiesto. La sintesi era così. Grazie. Grazie a voi.
di sentirti